Amici della Pagonatomia, buona domenica e oggi una rasatura pre-festiva, nel senso che siamo tra, non è pre-festiva, intra-festiva, perché siamo tra Natale e Capodanno e facciamo la barba presentando un prodotto che potrebbe essere associato anche a una festa, un prodotto ispirato a un liquore che era molto famoso all'inizio del Novecento. È andata poi in disgrazia grazie a delle leggi metropolitane che sarebbero anche da sfatare oggi come oggi e che poi ha ripreso notorietà però in maniera forse sbagliata in certi casi dagli anni 90 in poi. Stiamo parlando dell'assenzio che su ispirazione, su proposta di Andrea Onesti che dell'associazione che tutela, insomma, l'assenzio in Italia, sito internet, se non erro, www.assenzitalia.it, se volete informazioni in più, ha prodotto questo sapone da barba, con dopo barba anche, all'Artemisia absinthium, che è l'erba, diciamo, fondamentale con cui è fatto l'assenzio. Assenzio che, facciamo un piccolo excursus storico, viene bandito nei primi anni del Novecento, in quanto era la bevanda alcolica più utilizzata per l'aperitivo. E no, come dire, molto famosi sono i quadri dei bevitori d'assenzio. L'assenzio era considerato il superalcolico forse per eccellenza, quello più utilizzato, quello più consumato, tanto che in Francia l'aperitivo si chiamava l'ora verde. L'assenzio non è solo verde, c'è anche quello bianco, quindi non fatevi confondere dalle cose commerciali, questo io lo dico perché un po' di conoscenze ne ho, ma non è che, ripeto, su assenzioitalia.it potete trovare tutto. Però a un certo punto un episodio di cronaca nera di un omicidio avvenuto sotto l'influsso, diciamo, dell'alcol, crea un momento di rottura e i governi europei mettono al bando l'assenzio. Perché? Perché probabilmente era, diciamo, l'anello debole della catena, no? Cioè, forse andare a penalizzare i produttori di altri alcolici molto più diffusi a livello di consumo quotidiano era impossibile. E tanto che ancora oggi, se non erro, poi mi correggeranno le onesti, ancora oggi non si chiama proprio assenzio, ma liquore all'erba di assenzio, quindi una piccola sfumatura, cioè anche proprio un dettaglio normativo, credo. Ma di fatto è rientrato, come sono rientrate anche se si tenta di far rientrare le leggi metropolitane che vedono l'assenzio come un allucinogeno, questo famoso alcaloide che sarebbe contenuto nell'assenzio. No, cioè semplicemente l'assenzio è un superalcolico di gradazione molto alta, e quindi è chiaro che se se ne abusa. Altro che la fata verde, si vedono anche le stelline blu, ma è una questione che di tutti i superalcolici, che vanno sempre bevuti con moderazione, è normale. Anche chi beve 5 litri di vino, anche, voglio dire, sta male, non è che è una droga, cioè è una sostanza che altera, come tutti gli alcolici, altera, diciamo, altera la coscienza, quindi bisogna non abusarne, semplicemente quello, cioè non c'è niente come dire, da scoprire. Sostanze alcoliche vanno consumate con responsabilità. Ecco, quindi mai quando si guida, adesso non voglio fare la morale a nessuno, però mai quando si fanno lavori di responsabilità, quindi vabbè, lo sapete già, non sono io che lo devo insegnare. Quindi utilizziamo il sapone con un rasoio nuovo, che anche qua siamo in vena di novità. Il rasoio in questione, che adesso io ho perso di vista, ma è qua, eccolo qua. Timeless Bronze, con il suo stand. Questo è un rasoio particolarissimo, perché è un rasoio di bronzo, che è un metallo che, almeno io non conosco altri esemplari di un bronzo. Rasoio, anche qua, di alto livello, alta fascia, alta gamma di prezzo, prodotto in una ditta che si chiama Timeless. Timeless americana, che produce altri prodotti sia in titanio, anche addirittura in acciaio inossidabile, insomma. E che nasce dalla volontà di una famiglia di persone che lavoravano già i metalli, di reagire
affermarsi sul mercato dei multilame, di usa e getta, insomma, no? Dei rasoi che non rimangono, con qualcosa di timeless, no? Qualcosa che durasse nel tempo e che potesse essere trasmesso di generazione in generazione anche. Ed ecco che nasce un prodotto del genere, in questo caso il bronze, che è caratterizzato da un'esposizione molto dolce della lama, questo è un pettine chiuso. Mi pare 0,38 mm, vado a memoria. C'è anche la possibilità di acquistare l'altro pettine con l'aperto che quasi raddoppia l'esposizione. Ma io vi devo dire che ho già usato una volta questo rasoio e mi sono trovato bene. Cioè io credo che i rasoi di grande qualità siano tutti molto docili e mentre la grande aggressività sia una caratteristica che alcuni ricercano, ma che non sia, secondo me, la caratteristica fondamentale che un rasoio di sicurezza deve avere. Deve essere efficace, non aggressivo. Ce lo siamo già detti mille volte. Procediamo, io a questo punto farei una cosa molto semplice. Almerei con una CAI. Quindi rasoio, diciamo, delicato, lama efficace. Questo secondo me è il connubio migliore. Lo armiamo con la nostra CAI. Vedete che il pettine deforma comunque la lama, quindi c'è un lavoro di un progetto, insomma, tecnico. Eccoci qua. Allora, adesso andiamo. Messo a bagno, non lasciate gli argentini. Tasso nero dell'Omega, Barbel Pol, non mi chiedetemi il codice, però vado a cercare poi, vi metto in descrizione, il nostro inossidabile tasso nero, e andiamo a sciacquare il viso. Barba di un giorno, scusatemi per un po'. Raffreddato, barba di un giorno e quindi faremo due passate, semplicemente faremo un pelo e un contropelo, diciamo mappato, quindi un'unione fra il pelo obliquo e il contropelo. Come monto io questa crema, questa pasta di sapone di Donato, che ha queste caratteristiche di grande efficacia nel montaggio, no? Tanto l'aroma è veramente molto persistente. Anice, assenzio, artemisia, una goccia proprio, io metto proprio una goccia d'acqua, non lo prelevo, perché ho notato che prelevandolo lo vado a sprecare, rimane poi attaccato alla ciotola. Pennello umido, anche di tasso, e vado a erodere. Ecco qua, io faccio così. Lo vedete che è molto 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 delicato, eh? Però guardate come queste due gocce d'acqua hanno ammorbidito il sapone e lo hanno reso prelevabile senza sprecare nulla, perché i pezzetti di sapone che poi rimangono sotto la ciotola è un peccato. Vedete, ha già prelevato una quantità considerevole, più che sufficiente per questa rasatura. Andiamolo a mettere in ciotola, facciamo scorrere l'acqua calda. È un tasso, quindi io in maniera assolutamente ortodossa utilizzo solamente passaggi non circolari, ma già così guardate come la crema, senza aggiungere acqua, guardate che crema è venuta fuori. Adesso due gocce d'acqua ci vanno e vedete come sprigiona il montaggio. Questo è tipico dei saponi fatti in un certo modo, no? O delle paste di sapone, cioè consistenza del montaggio che non deve essere troppo ariosa perché sennò non rimane, ma è nemmeno troppo liquida. Deve essere la giusta, il giusto compromesso, la giusta concentrazione. Ecco qua. Guardate quanto abbiamo prelevato.
andiamo a spanderlo. Molto morbido, eh? Si sente davvero il profumo di essenzio ed è particolare perché è un po' come quando si usano i bei rum, no? Alcolico. Qualcuno potrebbe confondere col pastis, ma in realtà il pastis è un po' il suo successore e ha una differenza fondamentale, che il pastis è fatto con anice stellata, quindi più stucchevole come profumo. E qua stiamo parlando di anice verde, che è un'anice diversa. Del profumo forse più secco, meno stucchevole, insomma. Chiaro che l'essenza è un liquore che, se lo volete di qualità, costa tantissimo. Quindi diffidate di chi vi vende prodotti a basso costo, secondo me, dicendo che ha senso, perché generalmente poi, io non sono un grande bevitore di essenze, però. Ne ho qualcuno, devo dire che è stato caro. Iniziamo col pelo. Barba di un giorno che va via proprio come nulla fosse. Questo è veramente adatto alla razzatura quotidiana, anche se vi devo dire che la prima volta che l'ho utilizzato la lavera di 3 giorni e lui non ha fatto tanta fatica, quindi insomma, io avevo letto commenti un po', diciamo, scettici riguardo alla presunta scarsa esposizione della menta. In realtà, sì, è vero, è un rasoio delicato, ma il suo lavoro lo fa. E lo fa molto bene. Ecco, quel pelo è andato. Perfetto. Veramente perfetto. Sciacquo e riprendo. Quindi, diciamo, questo rasoio delicato ma efficace. Adatto a chi vuole magari, come anche altri prodotti, mica solo questo. Un prodotto particolare, perché è di bronzo, particolare, quindi non è molto comune, adatto alla natura quotidiana o anche 2 o 3 giorni, insomma. Il mio contropelo è questo, eh. Sentite come gratta ancora. Sarà andato a togliere tutto. Come vi ho detto, con la mappatura del viso noi capiamo qual è il vero nostro contropelo. Poi è ovvio che se facciamo le 3 passate di riffo di raffa lo andiamo a prendere, però possiamo anche evitarcene le 3 passate di 2 giorni, no? Non servono, ma anche ogni 2 giorni non serve, cioè, a meno che uno non voglia essere un perfezionista. Qui ancora il contropelo è obliquo. Invece qui poi andiamo a farlo nella tradizionale
Ecco qua. Siamo stra a posto. Ritocchino. E voilà. Scappiamo l'evasorio, scappiamo il viso, la freddo. Eliminiamo i residui. Allora, che dire, signori? Sapone e rasoio promossi, cioè, no? Tanto il bronzo ha anche un odore particolare, cioè, è affascinante. Poi chiaramente uno può anche non apprezzarlo, però è affascinante, cioè, vedere un rasoio in bronzo, non lo so, boh. Io l'ho preso per quel motivo lì. Oltre che per ovviamente la cinota scimmia, la collezione che. Allora, andiamo a vedere il Lavabarba, sempre Artemisia Simsium di Extra Cosmesi, dal macinello. Molto, anche qua, coerente con un'essenza, sembra quasi veramente il liquore stesso. Dolce però, profumazione particolare, però non aggressiva. Eccola qua. Bene, e che dire? Allora, il rasoio secondo me è stato promosso, perché con un Acai, che poi veniva sempre asciugato, essendo di bronzo, qual è il problema? Che si forma una patina, no? Scura. Che si può poi rimuovere con un prodotto per il bronzo. Però, ecco qui la lametta che la estraiamo, l'ho presa male io, cioè non fatelo voi, ho un'unità per farlo, ma tanti possono farsi male. Però va asciugato molto bene questo, perché se non si vuole che si formi la patina, va asciugato veramente molto bene, perfettamente, a differenza di altri rasoi che possono anche essere asciugati meno con precisione, non che io consiglio sempre asciugarli tutti, però. E quindi che dire, il rasoio per me è promosso, anche questo pettine è molto massiccio, guardate che bello dietro, cosa ho scritto. E le critiche che io ho letto sulla presunta scarsa aggressività, secondo me sono semplicemente, poi io rispetto tutti, come sempre, non, però secondo me tanti si aspettano di avere, come dire, no, cioè vogliono avere l'aggressività come quasi come fosse una sfida. Io credo che invece l'obiettivo sia il risultato. Qual è il risultato? Deve essere la rasatura perfetta e zero irritazioni, zero tagli, facilità d'utilizzo, qualità del prodotto. Cioè, a me non interessa dimostrare che sono bravo a farmi la barba con un macete. Cioè, sì, cioè, si può fare, possiamo giocare. Io quante volte uso rasoi per divertimento, rasoi regolabili alla massima apertura per provare, però. Rimane, tra virgolette, un gioco, un bel gioco. Se vogliamo parlare invece di consiglio per uno che non gli frega niente di giocare con il rasoio, non vuole farsi la barba bene, io consiglio aggressività inferiori ma efficacia maggiore. E d'altronde, se andate a vedere tutti i rasoi di grandissimo valore, hanno tutti un'aggressività limitata, ma un'efficacia altissima. Quindi, anche questo, ottimo. Non diciamo nulla del pennello perché lo conoscete perfettamente a memoria. Stiamo parlando di uno dei tassi neri più importanti sul mercato, secondo me, un rapporto eccezionale di qualità diciamo, del pelo e di reso sulla pelle. La caratteristica del tasso nero lo rende non morbido, ma non eccessivamente morbido, quindi adatto anche un montaggio, diciamo, di un certo tipo. Io lo preferisco al Silver Tip. Questo è Barber Pole, chiaramente, ma ci sono anche delle versioni, se non erro, con manicino a mani. Bene, allora io vi auguro di passare un buon Capodanno e ci vediamo, vi anticipo, il 1º gennaio con la presentazione di un qualcosa di nuovo. Bene, speriamo che vi piaccia, un'idea che abbiamo avuto, perché ci sono opportunità di farla e ve la faremo vedere, insomma, speriamo che sia una cosa gradita, una sorpresa gradita. Grazie
Quindi appuntamento a Capodanno, 1º gennaio, e intanto buona domenica e buona barba a tutti.